Lo sapevate che con i sassi si possono fare delle zuppe buonissime? Scopriamo insieme la ricetta. Ciao, sono Silvia e adesso vi racconterò la fiaba che si intitola Il viandante. C'era una volta un viandante che camminava per i boschi. Quel sentiero lo avrebbe riportato a casa dopo tanti anni trascorsi viaggiando. Era sera e la stanchezza iniziava a farsi sentire. Meglio cercare un posto dove poter fermarsi a riposare e mangiare qualcosa, pensò. Ma di taverne o locande non c'era nemmeno l'ombra. Finché, cammina, cammina, vide una casetta con le luci accese. Si avvicinò. Dentro c'era un bel fuocherello che ardeva scoppiettante. Bussò quindi alla porta. Arrivò ad aprire una vecchietta che lo squadrò dalla testa ai piedi. Buonasera, disse il viandante. Cosa vuoi da me? Rispose burbera la vecchietta. Cerco solo un po' di caldo ed un riparo per la notte. Questa non è una locanda e io non ospito estranei, rispose ancora più arrabbiata la vecchietta. Non essere così scontrosa, mia signora. Non pensi che sarebbe un mondo migliore se ci aiutassimo l'un l'altro? Ah sì? E chi aiuterà me? Io non ho nulla da darti, nemmeno un tozzo di pane. Mi basta poter dormire sotto un tetto, non chiedo altro. Dopo un po' di insistenza, finalmente, la vecchietta lo fece entrare. Quando fu dentro casa, il viandante si guardò attorno. La casa era pulita, ben tenuta e con dei bei mobili, e lui si accorse che la vecchietta, proprio povera, non doveva essere. Così le domandò: Mia signora, lo so che ho chiesto solo un letto per dormire. Ma è possibile che non ci sia proprio nulla da mettere sotto i denti? Non ho da mangiare nemmeno per me, figurati se ho qualcosa da darti. Mi spiace molto per te. Comunque, se tu non hai nulla da dare a me, forse ho io qualcosa da dare a te. La vecchietta lo guardò con aria interrogativa. Così il viandante continuò. Viaggiando, ho imparato alcuni trucchetti per preparare delle gustose zuppe usando solo alcuni sassi. Solo dei sassi? Chiese meravigliata la vecchietta. Certo, mi basta solo una pentola piena d'acqua e un mestolo, poi al resto ci penso io. La vecchietta, incuriosita, corse a prendere la pentola, la riempì d'acqua e la mise sul fuoco. A quel punto il viandante tirò fuori dalla tasca alcuni sassolini bianchi, tutti lisci e tondi, li buttò nell'acqua della pentola e cominciò a mescolare. La vecchietta guardava prima il viandante e poi la pentola, curiosa e incredula. Sono proprio curiosa di vedere come fai a fare una zuppa solo con dei sassi, disse. Il viandante sorrise, continuando a mescolare. Sassi di questa qualità fanno ottime zuppe, solo che stavolta non sono sicuro del risultato, disse con aria preoccupata. Sai, li ho usati molte volte nei miei viaggi. E penso che ormai non diano più il sapore di una volta. Se avessi solo una tazza d'orzo per rendere più densa la zuppa. Ora che ci penso, forse un po' di orzo dovrei averlo. La vecchietta si alzò, andò alla dispensa e tornò con una tazza piena d'orzo che il viandante versò nella pentola, continuando a mescolare. La vecchietta era sempre più incuriosita. Se avessimo anche qualche patata e qualche carota. Questa zuppa uscirebbe veramente buona, ma è inutile pensarci, continuò il viandante. Forse qualcosa in cantina dovrei avere, disse la vecchietta, che si alzò e tornò con alcune patate, delle carote e anche una cipolla. Il viandante le buttò in pentola e continuò a mischiare. Questa zuppa sarà proprio buona, disse. Se ci fosse anche un pochino di carne, avremmo un piatto degno di una regina. Degno di una regina! Esclamò la vecchietta, che subito corse in dispensa e tornò con un bel pezzettino di carne tagliato a cubetti. Il viandante prese e buttò nella pentola, continuando a mescolare. Dopo un po' disse che la zuppa era pronta, tolse i sassolini dalla pentola e i due si misero a mangiare. Fu una cena squisita, una delle migliori che la vecchietta avesse mai fatto. Non avrei mai pensato che da dei semplici sassolini potesse uscire una zuppa così buona, esclamò alla fine la vecchietta. Poco dopo andarono a dormire. Entrambi passarono un'ottima notte
e al mattino il viandante trovò pure la colazione pronta. Quando fu il momento di salutarsi, la vecchietta lo ringraziò immensamente per averle confidato il segreto della zuppa coi sassi. Il viandante sorrise e le disse: «Basta avere qualcosa per darle un po' di gusto», e si incamminò per il sentiero che lo avrebbe riportato a casa. Fine della fiaba. Vi è piaciuta? Spero proprio di sì. Se è così, potete andare sul nostro sito fabulinis.com, dove troverete questa fiaba e anche tante altre. Per ora è tutto, grazie del tempo passato insieme, io vi mando un bacio e vi aspetto alla prossima fiaba. Ciao!